C'è una cosa peggiore dei nostri errori, sono i peccati di omissione. Cioè, per paura di sbagliare non scelgo niente. Questo non lo dico io, lo dice Gesù. Raccontando la parabola dei talenti, affida questi talenti a diversi servi e in realtà l'unico, ricordatevi, che fa un ragionamento vero in quella scena, in quel racconto, è il servo che nasconde il talento, perché dice: se lo rischio posso anche perderlo, e se lo perdo, che gli dico a sto padrone? Allora lo nascondo. Guardate che c'è una logica stringente nel suo ragionamento. Gli altri invece rischiano i talenti e questo li porta a raddoppiare. È già morto Gesù, ci ha già salvati, non ce lo dimentichiamo, eh. Non è che un giorno ci salverà. Gesù ha già vinto il mondo. Noi possiamo perdere tutte le battaglie, ma la guerra è vinta. Questo ci dà la serenità di andare in battaglia e anche di perdere, sapendo che lui ha già vinto la guerra. Allora, questa è la libertà che ci ha dato Cristo, la libertà di poter rischiare la nostra vita, rischiando anche di perdere mentre stiamo facendo qualcosa. Ma c'è qualcosa che Gesù definisce la bestemmia contro lo Spirito Santo, qualcosa che non ci sarà perdonato, cioè il rinunciare noi con la nostra libertà a qualcosa. Alla grazia che ci abbiamo davanti, il decidere noi contro qualcosa. All'inferno non ci manda Dio, ci andiamo da soli. E molto spesso ci andiamo non decidendo mai di andare da un'altra parte. Perché? Perché pensiamo che per andare in cielo basta non fare il male. Guardate che uno può anche non fare il male, ma anche non fare il bene contemporaneamente. Questo è il nostro vero problema. Che tu devi decidere di non fare il male, ma devi decidere di fare il bene. Io penso che quando uno si sente voluto bene in maniera gratuita, trova anche un punto di appoggio serio su cui fondare la propria vita e le proprie scelte. E che uno vorrebbe avere queste certezze, non ce l'abbiamo più, eh? Non ce l'abbiamo più. La crisi che abbiamo vissuto alla fine degli anni 60 ha messo in crisi un mondo, tra virgolette, paternalistico e rassicurante, in cui tu dici: ah, ma questa è la scuola, questa è la chiesa, questa è la famiglia. Non che fosse negativo tutto questo, ma a un certo punto si avevano dei sistemi di riferimento molto ben definiti e molto chiari, che a volte a scapito della singolarità anche della persona, no? Dell'unicità della persona. Ma aver messo in crisi questi sistemi ha creato che cosa? L'incapacità a poter vivere, cioè non avere più dei punti di riferimento. Forse aveva ragione Nietzsche a dire: Dio è morto. E che ne è stato di noi dopo che Dio è morto? Cioè, dopo che abbiamo messo in crisi una cosa certa, che cosa ne è stato della nostra vita? Da quel momento in poi la nostra responsabilità aumenta, cioè in un mondo che non dà certezze, noi dovremmo essere sempre un punto di appoggio per le persone che ci abbiamo accanto. Dovremmo essere sempre un punto certo per le persone che ci abbiamo accanto. Ma attenti, non perché sappiamo tutto, abbiamo capito tutto e sappiamo fare tutto. Noi non siamo dei maestri. Mi piacerebbe rispolverare una nuova lettura di testimone. Una persona che stimo moltissimo dice che il testimone è uno che sbaglia anche, ma che sa insegnarti anche qualcosa dai suoi errori, che non ti dice: io sono bravo sempre e io ho la risposta a tutto. È uno che ti dice anche: io non ce l'ho la risposta, ma sappi che io ci sono. Quanto è bello incontrare qualcuno che ti dice: io non so tutto, ma ricordati che puoi contare su di me. Ecco, questo è il testimone, questo è uno su cui puoi fare affidamento, e tutti noi non siamo chiamati a dare tutte le risposte agli altri, tutte le risposte a tutti. Siamo chiamati semplicemente a testimoniare attraverso i nostri errori, la nostra fragilità, il non sapere tutto, che comunque ci siamo nella vita delle persone. La cosa più terribile che il demonio mette dentro il nostro cuore è che noi non ci meritiamo di essere amati, e per questo meritiamo invece di essere soli, di non essere mai profondamente amati. Non credete a questa menzogna, eh? Gesù è morto per toglierci di dosso questa menzogna. Noi non meritiamo l'amore, ma siamo profondamente e gratuitamente amati. Questo ci salva. E questa consapevolezza ci salva. L'inferno è la solitudine radicale.
Il paradiso è sapersi sempre di qualcuno in maniera radicale. Immaginate che la mia salvezza è dall'altra parte di un fiumiciattolo, no? E dico, se arrivo lì sono salvo, ma per arrivare lì devi saltare, cioè devi passare attraverso una cosa precaria che ti dia questa cosa certa. Allora, questa terra ferma, che bella, la Bibbia la chiama la terra promessa. Ci avete mai pensato che il popolo di Israele esce dall'Egitto e non arriva subito alla terra promessa? C'è un sacco, un periodo che lo prepara ad entrare nella terra promessa. E quando entrano nella terra promessa devono cominciare a fare battaglie con quelli che stanno là, a conquistare questa terra promessa. Quasi a voler dire che il Signore ci promette una terra sotto i piedi, ma dobbiamo essere disposti a un esodo, a un viaggio, a una battaglia, cioè a un periodo di precarietà. Io vorrei essere felice con questa persona che c'ho accanto, vorrei essere felice nella mia vocazione. Ecco, questa felicità ti è data se ad esempio capisci che amare qualcuno significa fare un esodo, metterti in discussione, saper rinunciare un po' al tuo egoismo, che è il vero faraone, cominciare a capire che ha ragione. Credo sia San Paolo che ci riferisce queste parole di Gesù, non sono scritte nel Vangelo, ma San Paolo dice che sono di Gesù. C'è più gioia nel dare che nel ricevere. Che bella questa cosa. Il mondo ci dice il contrario, eh? Ecco, devi saper fare questa roba qui, cioè toglierti le cose dalle tasche e darle, ed è un rischio, ed è una precarietà, e poi lì ti accorgi di quanto sia certa la gioia che provi. Perché qual è la contropartita di una cosa giusta? È la gioia. Non sono i soldi in tasca, capite? Non è più una cosa. È qualcosa di più profondo di una cosa. L'America non è la geografia di un posto, ma è qualcosa di molto più profondo, molto più profondo. Quando tu ami qualcuno veramente, quando tu hai trovato davvero la tua strada, capisci che in fondo, dietro quel volto, dietro quella strada, c'è Cristo, che è sempre qualcosa di molto di più di quello che c'hai davanti agli occhi in quel momento.